Ciao a tutti, sono qui con Roberto Moronetti, responsabile della sezione basket. Volevo chiederti come sono questi primi due o tre mesi di attività e qualche informazione sulle squadre che abbiamo. Allora, il lavoro è iniziato a settembre, in realtà con alcune squadre anche addirittura ad agosto, perché comunque avevamo intenzione di iniziare subito forte con tutte le nostre squadre. Ovviamente le nostre squadre partono da mini basket, a pulcino, scoiattoli, a pilotti. Poi si passa ai nostri esordienti, siamo riusciti a fare anche la fantastica squadra degli Under 14, completiamo con l'Under 16 e gli Under 17, oltre alla promozione femminile e alla serie D maschile. Inoltre, quest'anno, dopo aver visto il primo periodo, siamo anche riusciti ad attivare il corso di microbasket per i bambini piccolissimi. I numeri totali che abbiamo in questo momento sono, parlano più di 150 ragazzi che frequenta la nostra palestra e siamo molto contenti. Hai citato due squadre senior, ci puoi dare qualche informazione su come sta andando il campionato, la promozione femminile e la Serie D? Allora, la Serie D, dopo la promozione ottenuta l'anno scorso, sta un po' pagando un po' lo scotto, della sezione, della nuova serie. Stiamo cercando di migliorare, non abbiamo vinto molte partite, ma siamo fiduciosi nel futuro. Per quanto riguarda la posizione femminile, le ragazze stanno comportando benissimo, finora hanno vinto tutte le partite fino a qua giocate e siamo veramente felici. Faccio io l'ultima domanda. Oggi abbiamo organizzato la festa di Natale per chiudere la stagione 2014, l'anno 2014, com'è andata? Allora, prima di tutto devo ringraziare tutto lo staff che è stato molto attivo, ha partecipato tantissimo a questa bellissima giornata, iniziata alle 14 di oggi, che si chiuderà questa sera con la pizzata. Siamo riusciti a organizzare tutte le squadre, abbiamo coinvolto anche i genitori, abbiamo fatto genitori con i bambini solo con i bambini. Siamo riusciti anche a far giocare lo staff contro gli Under 17 e quindi la giornata è molto bella, anche se non